Poracci, ma quanto era bello l'indimenticabile Bully! Cara Rockstar, ma che fine hai fatto? Bravissimo Lost Dream che per primo scrive il titolo europeo, Canis Canem Edit, mentre a Kicca va la risposta più bella, il gioco è il 2020. Direi una rappresentazione digitale perfetta dell'anno scorso e anche un po' di questo. Ma basta pensare al passato, guardiamo al futuro. Nuovo round di solo risposte sbagliate. Di che gioco si tratta? Sorprendetemi! Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e dove non è mai scoppiato un incendio. Sappiate che quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma così tanto che una roba del genere non si è mai vista neanche sul canale di MrBeast. Tra le tante cose torneremo a parlare del successo dei remake di Pokémon, dei leak dei giochi del PlayStation Plus di dicembre e anche di un pericoloso incidente avvenuto all'interno del Super Nintendo World. Intanto però, prima di iniziare, vi do il benvenuto all'interno dei ranghi dell'esercito Poraccio. Tutte le nuove reclute devono compilare obbligatoriamente il questionario e recarsi nella stanza in fondo per la visita medica, dove vi faranno lasciare un like e vi faranno iscrivere al canale attivando le campanelle delle notifiche. Maggiori dettagli relativi al piano di conquista non violenta di YouTube Italia arriveranno nel briefing di domani mattina. Sveglia alle 6, non mancate. In descrizione poi trovate il link al Poreon, il Patreon dei Poracci, per supportare direttamente la realizzazione di questi video. Benvenuti, iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo e andiamo veloci perché ci sono parecchie cose da raccontare e iniziamo da Mario Golf. Super Rush è uno di quei titoli che purtroppo non è riuscito a lasciare il segno, complice una realizzazione tecnica un po' approssimativa e un'offerta contenutistica non certo esaltante. Però diamo a Camelot quel che è di Camelot. Nel corso dei mesi il team di sviluppo si è impegnato parecchio per correggere il tiro e arricchire così l'esperienza complessiva del titolo. Proprio qualche giorno fa è uscito l'update finale, il quarto, che introduce due nuovi personaggi. Tipo Timido e Torcibruco, due nuovi percorsi, Altopiano dei Gusci e Cime Stellari e anche due nuove modalità di gioco. Magari se tutto questo contenuto aggiuntivo fosse stato già presente al lancio di Super Rush, il gioco avrebbe avuto un impatto differente, ma ormai è inutile piangere sul latte versato. L'aggiornamento è gratuito e se avete il gioco è da scaricare assolutamente. Tutti a dire che questo canale è troppo poraccio, e allora lo sapete come vi rispondo? Chi è? Beccatevi il volante ufficiale di Gran Turismo 7 sviluppato da Fanatec, che verrà lanciato al prezzo giustissimo di soli 700 euro. A giustificare un costo così esorbitante per il DD Pro c'è la tecnologia Direct Drive, ovvero un tipo di force feedback ultra realistico che crea una resistenza adattiva durante la guida. Mi fido. E volendo si possono prendere anche dei bundle premium che arrivano a toccare quasi i 1000 euro. Dico, a questo punto, se devo fare la spesa pazza, rimedio il full set di Steel Battalion, no? Qualche tempo fa abbiamo parlato di Dragon Ball The Breakers e oggi Bandai Namco ha pubblicato un video di approfondimento di ben 11 minuti che presenta il gameplay nel dettaglio. E vi dirò, per qualche strano motivo, continua a essere un progetto che esercita un fascino incomprensibile sul gamer che è in me. C'è anche la possibilità di registrarsi alla closed beta, chissà se si scatenerà lo stesso casino che è accaduto con il closed network test di Elden Ring, anche se qualcosa mi dice di no. Comunque fatemi sapere cosa ne pensate del gioco dopo aver visto il trailer. E passiamo alle notizie del giorno, e prima di tutto scrivete subito nei commenti: non mi avrete mai se siete tra i pochi che hanno resistito all'acquisto del remake. No, perché ecco, anche io ci so cascato. Dopo gli impressionanti dati di vendita relativi al mercato del Regno Unito e il dominio assoluto sugli eShop regionali, arrivano anche risultati provenienti direttamente dalla madrepatria: diamante vendente e perla spendente. Come sono andati in Giappone? Dire che sono andati bene sarebbe come dire che PlayStation 2 è stata tutto sommato un buon successo. Non c'entra niente, ma rende l'idea. Ma dicevo, Famitsu ha pubblicato i dati di vendita relativi alla scorsa settimana e i remake hanno collezionato la bellezza di 1.395.000 5.642 copie vendute. Ora, innanzitutto, spiegatemi come diavolo fanno i giapponesi a dare sempre numeri precisi e mai delle stime arrotondate. Per me rimane ancora un mistero gigantesco.
Tolto questo, dati alla mano, si tratta di un debutto esorbitante, soprattutto se si tiene conto che le vendite in digitale sono escluse e sono prese in considerazione solo le copie fisiche, i double pack e gli acquisti delle card di download. Con questi numeri, Remake arrivano al secondo posto come il debutto più grande di un titolo Switch in Giappone, dove la prima posizione è occupata da Animal Crossing con oltre 1.880.000 copie, un successo fuori dal mondo. Diamante e Perla sono andati anche meglio di Spada e Scudo, che dal venerdì alla domenica avevano collezionato 1.364.000 copie vendute, mentre rispetto agli originali siamo sempre lì. Su di esse i due titoli avevano superato il 1.500.000 di unità, ma si parla anche di un periodo dove gli acquisti in digitale sostanzialmente non esistevano. Tra l'altro Switch ha appena sorpassato i 22 milioni complessivi nel solo Giappone e continua la sua scalata nella classifica degli hardware più venduti di sempre. Insomma, nonostante le critiche ricevute dall'ottava generazione e il malcontento manifestato dai fan di vecchia data nei confronti di alcune scelte adoperate per questi remake, Diamante fatturante e Perla guadagnante si sono rivelati un successo senza precedenti su tutti i mercati. Questo significa che continueremo a vedere remake su questo stile affidati a ILCA? E a questo punto, ma quanto venderà Leggende Pokémon Arceus? Vi aspetto nei commenti. Ormai sta diventando un appuntamento fisso, ma la redazione di D-Labs deve aver trovato il modo per bucare con facilità i server di Sony, perché anche questo mese, per il terzo consecutivo, sappiamo con anticipo rispetto all'annuncio ufficiale quali saranno i giochi gratis del PlayStation Plus di dicembre. E vi dirò, questo mese, tutto sommato, non è così male. Stando al leak, saranno 3 i titoli che saranno offerti in omaggio agli abbonati al PlayStation Plus per il mese di dicembre. Si tratta di Godfall Challenger Edition per PlayStation 5 e 4, Mortal Shell per PS4 e LEGO DC Super Villains sempre per PS4. Sappiamo tutti che Godfall è stata una sonora delusione, uno di quei titoli che se non fosse stato inserito nella finestra di lancio di una nuova console sarebbe stato letteralmente devastato dalla critica. Lasciamo però il beneficio del dubbio alla Challenger Edition, versione del titolo che ancora non è stata svelata dal team di sviluppo e di cui non è possibile conoscere le differenze rispetto alla versione base. Comunque, questa sarà un'ottima occasione per provare Godfall senza essere costretti a pagare il prezzo pieno. Ieri poi parlavamo di Souls-like e dell'importanza che ha rivestito Dark Souls all'interno del panorama del gaming moderno. Immortal Shell è forse uno dei Souls-like minori più ispirati degli ultimi anni. Vedetelo pure come un Dark Souls low budget, ma non per questo non pensate si tratti di un titolo di serie B, soprattutto se siete appassionati del genere. Se invece siete in cerca di un'esperienza più rilassante e divertente, con possibilità di giocare in co-op, c'è anche il brillante LEGO DC Super Villains di Traveler's Tale, un titolo che non reinventa la formula degli action adventure LEGO, ma che sa regalare la sua buona dose di intrattenimento, senza richiedere chissà quali abilità da videogiocatore esperto. Insomma, per me, nel caso venisse confermato il leak, si tratta di una selezione di titoli molto interessanti, che vanno a coprire gusti variegati. Voi cosa ne pensate? E chiudiamo con una notizia di cronaca, un fattaccio che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che fortunatamente non ha visto nessuno coinvolto, a parte Yoshi. In molti iniziano a pensare che il Super Nintendo World sia un parco maledetto. Effettivamente, dal giorno della sua apertura sono capitati parecchi eventi sfortunati. Poco dopo un mese dall'inaugurazione, il parco ha dovuto chiudere a causa di un incremento dei casi di Covid registrati nell'area di Osaka, fattore che in realtà aveva creato già non pochi problemi durante le fasi di costruzione. In estate, dopo la riapertura, una torre Goomba, posta vicino all'ingresso dell'area dedicata a Yoshi, era caduta da una posizione sopraelevata, rischiando tra l'altro di ferire i visitatori. In questo caso, fortunatamente, a parte Goomba, nessuno era rimasto coinvolto nell'incidente. Ma qualche giorno fa, invece, durante la notte del 23 novembre, mentre il parco era già chiuso, uno degli addetti alla sicurezza ha lanciato l'allarme per un incendio che stava divampando all'interno dell'attrazione Yoshi's Adventure. Il parco quindi è stato costretto di nuovo a chiudere per un intero giorno per permettere alle autorità locali di stabilire le cause dell'incendio. Al momento il Super Nintendo World dovrebbe essere nuovamente aperto ai visitatori, ma l'area di Yoshi rimarrà chiusa, chissà ancora per quanto. Vedete cosa succede a non pagare le tasse? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani per un nuovo video. Voi riposatevi, fate i bravi e nerdate duro. Io sono il Poro Porante Michele Doloso, ciao!
Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Chiudiamo con una notizia di cronaca, un fattaggio.